Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. In prima pagina la tragedia avvenuta nella tarda mattinata di oggi a Genova, dove è crollato il ponte Morandi dell'autostrada nella zona di Cornigliano. Decine le vittime e i feriti. Vediamo il servizio. Mancava un quarto a mezzogiorno questa mattina quando il ponte Morandis dell'autostrada 10 a Genova è improvvisamente crollato, trascinando nel vuoto i numerosi veicoli che lo stavano percorrendo e seppellendo di detriti, di cemento armato, abitazioni e strutture commerciali che si trovavano sotto di esso. Alcuni testimoni hanno raccontato di un fulmine che avrebbe colpito il ponte pochi istanti prima del crollo. Per fortuna parte dei detriti sono finiti nel sottostante torrente Polcevera, dove alcuni automobilisti e camionisti che viaggiavano in autostrada sono stati estratti dai soccorritori dalle lamiere contorte dei veicoli. Per tutto il giorno sono rimbalzate cifre incontrollate sul numero delle vittime, che sarebbero comunque oltre 20, fra cui un bambino. Diverse decine anche i feriti e le persone rimaste traumatizzate a livello psicologico, assistite in un centro di crisi creato al Villa Scassi di San Pier d'Arena. La Protezione Civile ha disposto l'invio di vigili del fuoco da tutta la Liguria e dalle regioni vicine e il pronto impiego dei volontari per far fronte a un'emergenza che per molti aspetti si protrarrà per diversi giorni. Nella zona di Cornigliano diverse abitazioni sono rimaste senza gas e corrente elettrica, molte strade sono state tagliate in due dalla caduta dei pesanti detriti in cemento armato del ponte. Un paio di persone sono state estratte vive dalle macerie dei primi soccorsi giunti in zona, non senza difficoltà a causa della pioggia intensa e del traffico andato completamente in tilt in tutto il capoluogo ligure. Bloccata per diverse ore anche la linea ferroviaria. Cordoglio per le vittime è stato espresso dalle più alte cariche dello Stato e da numerosi amministratori locali di tutta la Liguria. Non c'è più il ponte, per un pelo la gente è salva, è lì il ponte. Prima o poi doveva succedere questo fatto qua, è incredibile. Ci saranno dei feriti, dei morti, io non lo so, ma è davvero grave. Sempre in merito al crollo del ponte avvenuto a Genova, sentiamo ora la testimonianza del fotografo imperiese Adolfo Ranise. Ranise è scampato alla tragedia per un puro caso. Ascoltiamo le sue dichiarazioni in collegamento telefonico. Allora Adolfo, per fortuna chiaramente non eri nel tratto di autostrada interessato, ma molto vicino nella zona di Genova Aeroporto al momento della tragedia, giusto? Sì, ero lì che ero andato appena il mio figlio che arrivava da Bristol e eravamo intorno alle 11 ero lì in aeroporto e avevamo l'idea di andare in centro, diciamo, fare un po' di shopping perché troppo, cioè per fortuna devo dire, l'inclemenza del tempo mi ha fatto propendere, diciamo, per tornare in ferie e quindi è andata bene, ma praticamente ero un bivio, proprio come si dice nella vita, ero a 300 metri da lì, era proprio l'ora, diciamo, del disastro. Quindi, insomma, la decisione giusta al momento giusto per un caso proprio della vita, un caso fortuito. Beh, direi a questo punto che sì, il classico bivio, perché adesso non posso dire che magari sarei transitato di lì nel minuto stesso in cui è crollato il ponte, ma certamente c'era una grossa probabilità, anche punto di vista, che la fascia oraria era quella, quindi dico, Certo, un minuto l'orario era più, un quello. minuto Come, meno. tra l'altro c'era molto traffico, voglio dire, il ponte in quel momento, Sì, al momento. no, noi nel tratto di andata, appunto, siamo entrati in aeroporto. Sicuramente la strada era molto trafficata, molti tir transitano sia da una parte che dall'altra, in direzione dall'altra, quindi considerato quello che ho visto in televisione, la tratta interessata del ponte, posso supporre che siano molte più persone, sono state tutte macerie, Che molti più veicoli. sia una tragedia grossa, insomma, di dimensioni grosse, da quello che hai visto. Sì,
cioè, diciamo che normalmente ero transitato lì il giorno prima, grosso modo alla stessa ora, guarda, perché il giorno prima era veramente, c'era la colonna sul ponte, la classica colonna, per uno snodo troppo importante, penso le vacanze, tutto, è ovvio che... Poi immagino anche di sotto, no? Sul Polcevero, perché la zona dei centri commerciali, dell'IKEA, insomma, c'è anche attività. Per cui non sono ottimista, ecco. Certo, capisco. Immagino anche che tu sia abbastanza sconvolto perché, insomma, l'hai vista veramente da vicino questa volta. Sì, non ho... Diciamo, realizzo adesso, no? Perché poi ci penso, adesso subito magari... Sì, però a forza di guardare i filmati in televisione e tutto, pensi che appunto ci potevi essere, ecco, tranquillamente. Quindi, insomma, non era la mia ora, insomma, la nostra ora, diciamo. Il ponte crollato questa mattina era stato inaugurato nel 1967 e ora non mancano le polemiche. Per molti, infatti, si tratta di una tragedia annunciata. Sentiamo. Il ponte autostradale di Genova sul torrente Polcevera, crollato nella tarda mattinata di oggi, era stato costruito tra il 1963 e il 1967 su progetto dell'ingegner Riccardo Morandi, cui fu poi intitolata la stessa struttura, inaugurata il 4 settembre del 1967 alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Attraversava il torrente Polcevera tra i quartieri di San Pier d'Arena e Cornigliano ed era lungo in totale 1182 metri, largo 18 con un'altezza del piano stradale di 45 metri e tre piloni in cemento armato alti fino a 90 metri. Questa mattina è crollato uno dei tre piloni e un tratto stradale lungo circa 200 metri. Per la sua particolarità costruttiva con trave strallate e cavalletti di sostegno dei tiranti a V sovrapposte, da molti era stato ribattezzato negli anni Ponte di Brooklyn. Il disastro di questa mattina ha già dato vita a numerose polemiche e in molti hanno parlato di una tragedia annunciata, evidenziando che il ponte Morandi sarebbe stato da tempo in pessime condizioni. Cresce la preoccupazione dei sindaci per il possibile mancato rinnovo della convenzione con i vigili del fuoco per l'elisoccorso in Liguria. I sindaci di Airoli e Olivetta San Michele hanno chiesto al presidente della regione di risolvere il problema. Continua a destare preoccupazione la notizia della volontà del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco di non rinnovare la convenzione per l'elisoccorso in Liguria. Ora anche i sindaci della Val Roia, Fausto Molinari di Airoli e Adriano Biancheri di Olivetta San Michele, si sono fatti avanti per chiedere al presidente della regione Giovanni Toti di risolvere il problema. I due primi cittadini hanno infatti evidenziato come, soprattutto per il loro territorio, l'elisoccorso rappresenti un servizio fondamentale a causa delle note difficoltà nei collegamenti viari e della distanza dei due centri dalla costa. In precedenza anche altri amministratori si erano fatti avanti in questo senso. Toti, dal canto suo, ha assicurato che se i vigili del fuoco non rinnoveranno la convenzione, sarà avviato un appalto per l'affidamento del servizio a privati, così come già avviene in tutte le altre regioni italiane. Il comune di Imperia ha avviato una serie di interventi di pulitura dei tombini e di derattizzazione. Lo ha comunicato il sindaco Claudio Scaiola, che ha disposto gli stessi interventi. Il servizio. Nei prossimi giorni prenderà il via Imperia un servizio di pulizia dei tombini. Saranno circa 500 le caditoie segnalate come le più critiche che saranno interessate dagli interventi sia a Oneglia che a Porto Maurizio. In contemporanea partirà anche un servizio di derattizzazione con un incremento delle trappole presenti nelle vie cittadine. Lo ha fatto sapere il sindaco Claudio Scaiola evidenziando come sia inaccettabile che 7 tombini su 8 a Imperia siano ostruiti anche in considerazione dell'arrivo delle perturbazioni in autunno. Scaiola ha anche sottolineato che questi interventi si sommano la scelta di partire dal 1 febbraio del prossimo anno con la raccolta differenziata porta a porta e all'intensificazione della pulizia di strade e marciapiedi che avverrà già dal 1 settembre con l'impiego di un maggior numero di uomini e di mezzi. Pausa brevissima, tra poco. Grazie.
segue il 16 agosto il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Protagonista sarà il pianista Federico Colli, che al pomeriggio, prima del concerto serale, incontrerà gli studenti, come ci ha spiegato il direttore artistico Walter Norzi. Buongiorno a tutti. Vogliamo solo presentare per il 55esimo Festival Internazionale di Musica da Camera il prossimo concerto, che avrà sede a Cervo al giorno 16 agosto alle ore 21:30. Un concerto che ritengo sia molto importante, perché avremo insieme a noi un pianista di fama veramente internazionale. Abbinato a questo passaggio veramente molto importante, c'è anche un discorso che Cervo, proprio per questo festival, ha ottenuto dalla parte della Commissione italiana il patrocinio dell'UNESCO. Ecco, è un elemento che valorizza sicuramente il nostro festival, quindi è un elemento veramente importante. E in più una cosa importantissima, Federico Colli ha deciso di lavorare con noi e con i ragazzi della nostra associazione musicale di Cervo in un workshop in cui appunto i ragazzi si potranno fare domande e lezioni con questo pianista di livello veramente internazionale. Beh, che dire di Federico Colli? Federico Colli è uno dei più grandi artisti sotto i 40 che abbiamo in Italia, un pianista brillante e, oltre a sfoggiare un indiscutibile talento, sfoggia anche un look tutto suo. Infatti è risaputo, ad esempio, che per ogni concerto scelga il foulard adatto all'autore che suona, e questa, vabbè, può essere una chicca, una cosa così pittoresca, ma poi è anche molto interessante perché Federico Colli viene definito il pianista filosofo, perché è un ragazzo che ama molto la filosofia e che comunque nella sua musica cerca sempre di trovare un significato profondo e abbinarlo alla filosofia. Quindi è un artista, è un personaggio ed è anche molto semplice, perché giusto appunto si misura con i ragazzi e si presta sempre, molto spesso, anche a confrontarsi con i ragazzi nei dialoghi, nei giochi di botta e risposta. Anche quest'anno si ripete il cammino alla scoperta dell'entroterra, della storia locale e dei sentieri che dalla costa superano le Alpi Liguri lungo la Via del Sale, con l'11ª edizione del cammino Imperia Limone. Dal 18 al 21 agosto, con partenza da Imperia Oneglia, si arriverà dopo 4 giorni di cammino a Limone. Sentiamo! Sì, come ogni anno ci sono le liste d'attesa. Magari paragonarlo a Machu Picchu o a Jovanotti è un po' un ardire, ma in realtà è la copia della somma dei due. Jovanotti ci ha dato l'idea dell'impatto zero, quindi noi calcoliamo l'impronta carbonica e siamo vincitori. Tra l'altro siamo l'unico evento della provincia di Imperia che è vincitore di bando Ecofesta, e ci permette appunto di avere una certificazione su tutto quello che è il rifiuto, il riciclo e l'educazione di tutti i partecipanti. E invece Machu Picchu è perché è nata così l'idea, cioè noi volevamo creare un evento copiando appunto da un trekking per arrivare a Machu Picchu, che permettesse di scoprire il nostro territorio a tutte le persone, non solo agli sportivi. E quindi sono 4 giorni, sono circa 100 chilometri, si parte da Imperia, si arriva a Limone, e la volontà è di far scoprire il nostro territorio dal mare alla montagna, passando per l'entroterra. Per renderlo possibile c'è uno staff, questo staff sono 11 persone che lavorano e ci mettono del loro per fare in modo che tutti i partecipanti trovino già la tenda montata, il pranzo montato, il pranzo preparato, la cena preparata, e creano anche dei momenti conviviali. Insieme ai camminatori invece ci sono 4 guide che ognuno segue appunto per permettere ai partecipanti, ognuno di seguire il proprio modo di andare, quindi la propria velocità, in modo di poter godere del nostro territorio. Siamo all'11ª edizione, io un altro motivo di orgoglio di questa iniziativa, dove ringrazio particolarmente chiaramente l'associazione di Limone Young con la WISP, tutti i volontari che sono andati a fare, perché è un'iniziativa che parte dal carattere sportivo fino a spingersi nella conoscenza del nostro territorio, quindi una promozione del territorio, una conoscenza delle peculiarità culinarie del nostro entroterra, una passeggiata che fa sì anche di favorire quello che è i rifiuti zero, pertanto se anche legata all'ambiente, anche legata alla pulizia,
Pertanto vuole essere un momento conviviale di passeggiata e di conoscenza del territorio. Credo che questa sia una nota di merito importante. Queste iniziative sul nostro territorio ci devono essere e devono essere sempre sponsorizzate, perché la nostra città e la nostra bella terra ha bisogno di essere conosciuta. Viviamo già, insomma, di fortuna per la nostra posizione, perché siamo a un minuto dal mare e a 50 minuti dalla montagna. Dobbiamo far sì che i turisti che partecipano e le persone, gli imperiesi che ci sono, continuano a sponsorizzarla e a spingerla, perché è fondamentale conoscere anche le zone che magari sono un po' più sconosciute a noi imperiesi e un po' più messe da parte. Anche la WISP, che quest'anno festeggia i 70 anni, ha contribuito ad organizzare la 4 giorni di cammino da Imperia a Limone, nello spirito di rendere lo sport accessibile per tutti. Questa iniziativa, che tra l'altro è una delle iniziative previste per il 70° di fondazione della WISP, perché è un'iniziativa molto importante, è proprio nello spirito di rendere accessibile l'attività motoria, anche l'attività motoria più impegnativa, a tutti. Questo è lo spirito con cui la WISP da 70 anni lavora, non tanto per lo sport di prestazione, che fanno altri e lo fanno anche molto bene. Noi cerchiamo di rendere l'attività motoria accessibile a tutti, con una buona organizzazione e con degli ottimi tecnici che abbiamo e che continuiamo a formare. L'Imperia Limone è un'occasione unica e molto importante per, appunto, conoscere il territorio nello specifico, proprio perché attraverseremo, appunto, le valli come la Valle Impero, la Valle Argentina, arriveremo in Valle Vermenagna, quindi in Piemonte, e durante il tragitto ogni tappa è comunque anche una tappa gastronomica, dove sicuramente si degusteranno prodotti del territorio a chilometro zero, quindi tutto molto naturale. È anche un'occasione per conoscere comunque il territorio dal punto di vista storico e naturalistico. Durante il tragitto faremo molte soste dove racconteremo anche la storia del nostro territorio. Visiteremo oltretutto antichi borghi, che sono proprio tra i primi nati, vedi quello di Realdo, e attraverseremo le zone protette, quelle della biodiversità, il parco delle Alpi Liguri, il parco delle Alpi Marittime, e conosceremo la flora e la fauna che tanto ci contraddistinguono, quindi tipicità di paesaggi diversi, tipicità di zone alpine, di zone costiere. Noi le incontreremo tutte durante il percorso, e sono anche quella biodiversità che caratterizza la nostra candidatura a patrimonio dell'UNESCO della nostra zona. Adesso i Via Eventi e poi i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. È il momento del quadro meteo per i prossimi giorni.
Domani, mercoledì 15 agosto, sereno sulle coste, residua nuvolosità sui rilievi del centro ponente, in graduale dissolvimento dal pomeriggio. Temperature in aumento, umidità in calo per l'ingresso di flussi settentrionali. Umidità su valori medi, venti dei quadranti settentrionali, da forti a moderati e deboli nel pomeriggio. Mare da molto mosso a mosso a ponente, da mosso a poco mosso a levante. Dopodomani, giovedì 16 agosto, cielo sereno su tutta la regione, possibili locali addensamenti sui rilievi del centro e la sera. Umidità su valori medi, venti in prevalenza settentrionali tra deboli e moderati, mare poco mosso, localmente mosso al largo. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che dopo il telegiornale continueranno gli appuntamenti con Orgoglio Liguria e andremo a scoprire Cervo. Grazie per essere stati con noi, buona serata! Spesso cerchiamo la bellezza lontano senza accorgerci che invece è proprio accanto a noi. La campagna Orgoglio Liguria serve ai turisti, ma anche ai liguri, perché si ricordino dello straordinario patrimonio che li circonda. Oggi andiamo a scoprire Cervo, un borgo magico dove la musica è di casa e in cui c'è molto di cui essere orgogliosi. Il maestro Giorgio Revelli ci ha raccontato di un paese vivace che parla di musica con un evento di prestigio internazionale come il Festival di Musica da Camera. Cervo fa innamorare non solo i suoi abitanti, ma anche i turisti. Abbiamo parlato con la tedesca Anna Damme, che dopo una prima vacanza nel 1986 è sempre tornata in questo luogo incantevole. Questa è Cervo sopra le righe. Sono il maestro Giorgio Revelli, oggi testimonial del Festival di Cervo, uno dei tre percorsi che viene proposto qui per i percorsi di Liguria, Orgoglio di Liguria. Ed è un piacere essere qui proprio per testimoniare un festival visto dall'interno dei suoi abitanti come orgoglio, ma soprattutto anche dall'esterno perché è un bene di tutto il territorio locale. E quindi, ecco, venire a Cervo e percorrerlo attraverso anche l'ascolto è un modo per vivere un paese oggi estremamente vivace e che parla di musica. Mi chiamo Anke Damat, sono di Germania e siamo venuti la prima volta qui a Cervo, anni 86. E abbiamo fatto la nostra prima vacanza insieme mio marito e io e siamo stati innamorati subito in questo paese e così siamo ritornati ogni tanto. Nel 2011 abbiamo comprato la casa e più o meno ci siamo quasi sempre qui perché si sta bene in questo bel posto. Pezzo di Liguria molto accogliente. Cervo per me è sopra le righe. Disastro a Genova, crolla ponte sulla 10, decine di morti. Londra, auto si schianta contro Westminster. Palermo, le mani della mafia sull'orto frutticolo. Decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto e chi è rimasto incastrato sotto le macerie, lo riferisce Francesco Bermano, direttore del 118 di Genova, dopo il crollo di una parte del ponte Morandi sull'autostrada A10. I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori le persone coinvolte, qualcuno è già arrivato negli ospedali. La dimensione è epocale, ha aggiunto Bermano. Una delle probabili cause del crollo potrebbe essere il violento nubifragio che ha colpito la città questa mattina.
Paura a Londra, un uomo è stato arrestato dopo essersi lanciato con l'auto contro le barriere di sicurezza del Parlamento. L'incidente è avvenuto alle 7:37 ora locale e alcuni pedoni sono rimasti feriti. Il guidatore, ha spiegato Scotland Yard, è stato arrestato dalla polizia sulla scena dell'incidente. Alcuni passanti sono rimasti feriti. Gli agenti sono sul posto, l'inchiesta è stata affidata all'antiterrorismo. Una vera e propria regia occulta al mercato ortofrutticolo di Palermo, in grado di monopolizzare tutto dal prezzo dei beni di vendita ai centri di approvvigionamento. È quanto emerge dalle indagini che hanno portato alla confisca di beni per 150 milioni di euro a due 61enni, ritenuti dagli investigatori vicini e contigui a Cosa Nostra. Dopo 3 giorni di fuoco, tira il fiato la lira turca con un lieve miglioramento che la porta a recuperare terreno sul dollaro, oggi a 6,7 rispetto a quota 7 toccata ieri. Sollievo anche sui mercati, chiude in positivo la piazza asiatica e fa da traino al vecchio continente. A Milano l'indice MIBTEL registra un rialzo dello 0,61%. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti potete collegarvi al sito www.adnchronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.